scuola e con la riforma scolastica di incroci tra la domanda e l'offerta del lavoro e gli incentivi per l'occupazione. Oggi invece parliamo di un argomento diverso, l'informatica per la terza età. Cioè, la terza età è sempre stato un territorio, chiamiamolo così propriamente, per il quale veniva sempre lasciato un po' nell'angolo. Oggi la terza età sta diventando un valore, soprattutto non solo per la nostra regione che è una città anziana, ma sta un valore di recupero delle risorse e delle valorizzazioni delle persone. E parliamo quindi dell'informatica per la terza età. L'informatica è arrivata negli ultimi 10-15 anni e anche chi ha la terza età deve saperla utilizzare, perché diventa anche un servizio primario, come per spaccarsi con le banche ed altre cose. Abbiamo qui due ospiti, ve li presento. Paolo Profumo, che è dell'Ufficio Programmazione della Provincia di Genova, buongiorno, bentornato. Buongiorno. È noto molto calcistico negli anni passati nel calcio dilettanti, che non era dilettanti, allora erano veramente serie giuste, accanto che la serie C di allora era quasi una B1 di oggi. E il dottor Luciano Brunengo, che è presidente della ASF, che è uno degli enti di formazione che si occupa, a parecchie missioni principali, ma si occupa in modo particolare per la terza età. Il signor Brunengo farà una staffetta, una persona giovane, non per il piatto sulla trasmissione, ma per cercare di arricchire sempre la trasmissione con la signorina Vanessa Romano. Io partirei con Paolo